Salve, oggi siamo l'11 di febbraio, siamo sulle serre di Alfacom, Multitunnel, dove stiamo testando anche qui le nostre valeriane. Abbiamo nel baule, nel terzo baule, da sinistra a destra, la prova con la 010 MSX, varietà ancora sperimentale. E le baule ai lati è tutta Miro con una semina del 24 di novembre. Col fatto che sia così più allungata nel periodo invernale non è un disvalore, diciamo, finché è ciclo invernale non è un grosso problema. Cosa che si può fare quando sulla densità di semina. Sì. Dico, Brice, la vedi più la differenza, eh? Sì. Questa qua? Colore, assurgenza, qui si vede. Siamo a Pagazzano, all'azienda agricola L'Orto dei Camozzi. Siamo su una prova di valeriana, su un blocco di serre molto importante, dove fanno valeriana in maniera continuativa. Qui abbiamo la prova della nostra nuova varietà 19010, invernale pura, di fianco a una leader di mercato. Su una prosa da 28 file abbiamo circa 14 file fatte col testimone e 14 file fatte con 19010. La cosa che ci balza subito all'occhio è stato il colore, molto brillante, pianta che ha sviluppato molto bene e un'energia germinativa decisamente superiore al testimone. Il tecnico Alessandro che ci ha portato all'interno della serra è molto soddisfatto della prova. Vediamo anche ai lati il testimone com'è disunita la semina, quindi con fallanze, e poi la pianta è rimasta molto piccola. Non so se riuscite a vedere, perché è una differenza sottile quella che si può vedere, però vi assicuro che quando ci si cammina all'interno si vede veramente una grossa differenza. 14 file a destra del video e 14 file a sinistra del video. Ora mi avvicino con la telecamera e vedete come la densità si evidenzia. Vedete gli spazi tra le file come sono evidenti sul lato sinistro, e mentre rimane molto più chiusa sul lato destro. Grazie.